Quello che vedete alle mie spalle è l'inceneritore di Desio, di proprietà della Brianza Energia Ambiente. È un impianto che è stato costruito negli anni 70, quindi ha più di 30 anni di vita, e nel corso di questi 30 anni ha disperso una grossa quantità di inquinanti in tutti i terreni che si trovano attorno. Ora c'è il progetto, la costruzione di un nuovo inceneritore, circa il doppio di questo, per cui potrà trattare nel corso di un anno circa 160.000 tonnellate contro le 80-90.000 dell'impianto attuale. Questo porterà un grosso incremento, oltre che dell'inquinamento atmosferico, anche del traffico e quindi anche dell'inquinamento veicolare prodotto dai tir e dai camion che porteranno i rifiuti un po' da tutta la provincia di Monza e Brianza. Da circa 2 anni attivo sul territorio di Desio, ma non solo, un comitato, il Comitato per l'Alternativa al Nuovo Inceneritore, che lotta per fare informazione e perché al posto del nuovo inceneritore possano essere utilizzati sistemi alternativi di trattamento a freddo in abbinamento con raccolta differenziata spinta. Il Comitato per l'Alternativa al Nuovo Inceneritore di Desio è nato nel 2008 proprio per contrastare questo progetto di costruzione del nuovo inceneritore che i nostri politici costruissero un inceneritore negli anni 70 è una cosa che ci può anche stare, ma che nel 2010 si pensi ancora a questi impianti obsoleti e inquinanti è una cosa per noi inaccettabile. Noi abbiamo raccolto diverse migliaia di firme in questi 2 anni di attività, abbiamo organizzato vari convegni, vari incontri pubblici dove abbiamo invitato esperti del settore, medici, chimici ambientali, ingegneri, tecnici di varia natura, e in tutti questi incontri abbiamo sempre dimostrato da un lato la nocività di questi impianti e le ricadute pesanti dal punto di vista sanitario di questi impianti per le popolazioni che abitano nei dintorni e dall'altro lato il fatto che sia possibile al giorno d'oggi fare a meno dell'incenerimento come pratica per la gestione dei rifiuti. Tra queste sostanze ce ne sono anche di cancerogene, ci sono diossine, ci sono polveri sottili, ultrasottili. Sono stati fatti svariati studi epidemiologici anche in Italia sugli effetti che questi inquinanti hanno comportato per la salute dei cittadini residenti nelle zone limitrofe degli inceneritori. Molti di questi studi hanno dimostrato un aumento di cancro al polmone, di sarcomi ai tessuti molli, di linfomi non Hodgkin ed altre malattie. Al giorno d'oggi è possibile fare a meno di questi impianti con un mix di buone pratiche adottate dai cittadini e di impiantistica pulita. Le buone pratiche sono una raccolta differenziata di alta qualità, innanzitutto tramite il sistema porta a porta, come già noi facciamo in Brianza, ma anche con l'introduzione della tariffa puntuale, in base alla quale il cittadino paga tanto quanti rifiuti indifferenziati produce. Questo è uno stimolo molto forte per differenziare e fare bene la raccolta differenziata. Questi sistemi possono portare, e storicamente hanno portato, delle raccolte differenziate anche del 75% o dell'80%. Quindi percentuali molto più elevate rispetto a quelle attuali brianzole. Per il rimanente 25-20% di rifiuto indifferenziato esistono degli impianti di gestione a freddo del rifiuto stesso, quindi impianti di trattamento meccanico-biologici che dividono meccanicamente il rifiuto, recuperano una parte del sacco grigio in modo tale che alla fine del trattamento il rifiuto che rimane è stabilizzato dal punto di vista biologico, è inerte ed è una quantità inferiore alle ceneri che un inceneritore produce. Quindi è un gioco a somma positiva da tutti i punti di vista.
quindi le buone pratiche sono già state sperimentate e i cittadini brianzoli hanno già dimostrato di essere ricettivi da questo punto di vista. L'impiantistica alternativa c'è. Il nostro comitato ha ottenuto anche l'appoggio dell'Ordine dei Medici di Monza e Brianza, che ha fatto un appello pubblico in favore del confronto su questi temi. L'unica cosa che manca è la volontà politica. Come ha detto uno dei nostri esperti invitato in un convegno l'anno scorso, Deviso Masciago, i nostri politici devono alzare le chiappe e cominciare a lavorare seriamente per le alternative, cosa che fino ad oggi non hanno mai voluto fare. Fino ad oggi la politica ha eretto un vero e proprio muro di gomma nei confronti delle proteste sacrosante e motivate dei cittadini. Prima è stata la provincia di Milano, alla quale sono state consegnate circa 3.500 firme per una richiesta di assemblea pubblica che non è mai stata realizzata. Poi il comune di Desio, al quale è stato richiesto comunque uno spazio di confronto. Il comune ha organizzato un consiglio comunale aperto, nel quale hanno potuto intervenire i cittadini con circa 20 interventi estremamente circostanziati e motivati, ma non è stato possibile portare degli esperti a parlare, degli esperti indipendenti che potessero spiegare le ragioni delle strategie che non prevedono l'incenerimento e che prevedono sistemi alternativi. Non è stato possibile portare medici, non è stato possibile portare professori universitari in grado di dimostrare ricerche e dati alla mano che effettivamente l'incenerimento è un grandissimo spreco di energia, di denaro pubblico, di denaro dei cittadini, oltre che un grandissimo danno per l'ambiente e per la salute. E siamo arrivati nel 2010. Ormai si è insediata da un anno la nuova provincia di Monza e Brianza e allora, insieme con alcuni amici del comitato, sono andato a trovare il nuovo assessore provinciale all'ambiente, Fabrizio Sala, per cercare di capire come la nuova provincia vorrà strutturare il piano rifiuti di cui si dovrà dotare a breve. C'è stata, devo dire, una certa apertura da parte dell'assessore nel considerare anche le nostre istanze. Per questo gli abbiamo consegnato poi una ipotesi di piano alternativo a quello, ad esempio, studiato in precedenza dalla provincia di Milano, un piano che non prevede l'utilizzo dell'incenerimento, che prevede invece un livello di raccolta differenziata molto alto e dei sistemi di trattamento dei rifiuti a freddo. Insomma, noi abbiamo dato delle idee, abbiamo dato il nostro spunto, ora staremo a vedere come vengono utilizzate, se vengono in qualche modo prese in considerazione le nostre proposte, e di certo comunque non resteremo a guardare.